Festa grande nella diocesi di Aversa, oggi 3 luglio, nella celebrazione liturgica di San Tommaso, il vescovo Monsignor Angelo Spinillo annuncia presso il seminario, alla presenza di tutto il clero, la nomina a vescovo di un confratello e figlio di questa città e diocesi normanna. Don Carlo Villano, da oggi vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli, per volere di Papa Francesco. Eccellenza, mi reco a premura di comunicare che il Santo Padre ha nominato vescovo ausiliare di Pozzuoli il reverendo Carlo Villano del clero della diocesi. Una gioia grande per questo grande dono che la diocesi oggi vive. Veramente una gioia grande è la vocazione, sentire che la nostra diocesi attraverso un suo figlio è chiamata ad essere partecipe del ministero degli apostoli, dell'annunzio del Vangelo e della preghiera e della carità. Un sì a questa chiamata che indipendentemente dall'età è sinonimo di grande responsabilità, come Sua Eccellenza Spinillo conferma ai nostri microfoni. Beh, questo lo chiedi a me che sono vecchio. Diciamo, beh, forse sono stato giovane, certo, io sono stato eletto vescovo che avevo 48 anni, quindi certamente all'epoca mi sentivo molto piccolo di fronte a tutti gli altri vescovi. È davvero, come dire, immeritevole e non idoneo a questa missione. Poi la provvidenza ha voluto questo cammino e devo solo dire che, ecco, da giovani è importante sentirsi fiduciosi sempre nella vocazione, nella chiamata del Signore. Il Signore che chiama dà anche i mezzi per poter fare il cammino insieme con Lui. Don Carlo Villano nasce in Aversa 52 anni fa, qui ha frequentato l'iter scolastico conseguendo la maturità scientifica. Come seminarista ha vissuto il percorso formativo nel Pontificio Seminario Interregionale San Luigi di Napoli, Posillipo, ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Monsignor Villano ha conseguito nel corso della sua formazione il baccellierato e licenza in teologia morale presso la sezione San Luigi in Napoli, la laurea in filosofia presso l'Università di Napoli Federico II, dottorato in teologia morale presso l'Accademia Alfonsiniana in Roma. Nei suoi 26 anni di sacerdozio ha coperto vari incarichi pastorali, come quello di vicario parrocchiale presso la parrocchia San Michele Arcangelo in Aversa, poi divenendo parroco della parrocchia San Luca in Varcaturo prima e parroco della parrocchia San Filippo e Giacomo in Aversa fino ad oggi. È stato dirigente scolastico dell'Istituto Paritario Caracciolo annesso al Seminario Vescovile di Aversa, nonché direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Santissimi Apostoli Pietro e Paolo. Per 5 anni è stato direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, poi membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori, poi vicario episcopale per il settore pastorale, carità e società degli uomini, referente diocesano, tutela minori e persone vulnerabili. È stato assistente ecclesiastico regionale Campania Gesci, assistente ecclesiastico nazionale a Gesci per la branca Rover Scholt e assistente ecclesiastico diocesano dell'Unitalsi. A Don Carlo Villano oggi gli spetta ancora una volta un radicale cambiamento di vita. Come cambia te lo potrò dire fra qualche tempo. Non cambia se intendiamo le nostre scelte come un sì alla volontà di Dio. Questo sì alla volontà di Dio che ci caratterizza forse dal giorno del battesimo, oggi si caratterizza, si esplicita in questo sì alla chiamata all'episcopato per volontà certamente del Signore, ma di cui Papa Francesco se ne fa strumento e al quale va anche il mio grazie. Una chiamata a questo nuovo servizio accolta da Don Carlo con la stessa enfasi di quel sì pronunciato nel giorno dell'ordinazione e che poi in questi circa 26 anni ha formato la straordinaria persona e sacerdote che tutti hanno conosciuto. I sentimenti sono certamente contrastanti, anche se giustamente ci pensavo da qualche giorno, ma sono sentimenti contrastanti perché si sente la inadeguatezza della propria umanità, anche della propria precarietà. Ecco, forse in questi momenti emerge più il nostro limite che altro, e allora nella mia preghiera, insomma, cercherò di confidare sempre più nella grazia di Dio, nell'aiuto di Dio che mi accompagni in questo cammino, perché veramente possa essere un sì alla sua volontà.
una dedica di questo immenso dono che noi facciamo nostra e che aggiungiamo sicuramente in prima battuta è dedicata al Papa Nicola, indimenticabile amico e segretario dell'Unitalsi, di cui il sottoscritto ne ha conosciuto la grande e semplice umanità in una collaborazione decennale. Questo lo dedico a tutta la mia Chiesa che mi ha generato alla fede in tutte le sue componenti, il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, i laici, le associazioni, i movimenti ecclesiali, tutti coloro che hanno condiviso con me questo tratto di strada della mia vita. Dunque auguri, Eccellenza, auguri per un intenso e gioioso ministero apostolico.